Quindicesimo capitolo, a caccia del tesoro. Spicy. Senti là sti cornacchioni. Va bene, io non so dove andare. E non penso si vada di qui perché non si può sfondare col calcio, quindi bene così. L'atmosfera si è fatta tutto d'un tratto bella cupa, raga, eh. E allora, andiamo. Andiamo da punte parti, andiamo, ragazzi. Forse, aspetta, forse qui... Ma perché non ci sale? Che palle. Ok. Bene così. Sinistra. Bravo. Dietro. Poi poteva anche farmi salire da qua, eh. Ma vabbè, facciamo finta di nulla. Via. Sotto. Oh. Prendi questa. Guarda sti bastardi che lanciano le granate. Beccati questa. Invece quella rimane lì. Adri usa l'M4. No, io voglio usare questi. Io sono un uomo di mondo. Cosmopolita. Non è che c'è troppa gente qua, raga. Ma dove siamo già stati? Tipo 2-3 capitoli fa. Mo' capito. Fuori. Fuori. Godo. Riherica e andiamo avanti. Qua che c'hai? Buono. Mi ricevi? Sì, sale questo girando in cerchio. Bene, la ragazza e io abbiamo letto qualche libro qua giù. E pare che esista una galleria segreta in cima alla chiesa. Puoi arrivare lassù? Credo di sì, sì. Bene, chiamaci se trovi qualcosa. Proviamo a arrivarci allora. Meno male ha dato walkie talkie. Meno male. Giù. Qua è un percorso obbligato, ma è abbastanza stronzo, eh. Questo non si può sfondare. Aspetta, aspetta. Bravo. Così ti voglio, così. Non ci può andare su? Certo che ci può andare, bravo. Dai. Tum, 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 tum. Mi fai vedere cosa c'è di là o... No, mi stai sicuramente prendendo per i fondelli. Sei morto! Esatto, uccidendoti però. È così che va la vita, fra. Proprio così.
forse è quella. Bingo. C'è un tesoro qua. Coppa d'oro spagnola. Che poi, ok, mi stavate scrivendo in chat dei trofei, no? Sti cazzi, a me interessa la storia, sti cazzi, dei trofei. È vero, fanno parte integrante del gioco, però... Io sono più chill, a me interessa la storia, i trofei... Relativamente proprio. Ok, adesso salta indietro, salta indietro. Bravo. Ok, altra missione molto Assassin's Creed questa. Sono convinto che appena ci salgo sopra crolla, vero? E invece no. Adesso ho un punto dove risalire, cheat. Benissimo. Dritto di qui. Vabbè, abbastanza lineare e semplice. Buono. Di qua per forza. Dritto. Salta. Minchia. Piccina la chiave, eh. Piccolissima. Bellissimo, perché ha indicato una parte e si è aggrappato dall'altra. Adesso siamo un po' nella merda, ragazzi. Che ando cazzo vado? Forse ho capito. Forse ho capito, ragazzi. Prima di suicidarmi. C'è arrivare all'altra chiave. Qua ti aggrappi, bravo. Ok. Non crollate. Grazie. Su. E a posto. Adesso dovresti arrivarci abbastanza in scioltezza, però, eh. Ok. Qua c'è nulla? Tesorino. Croce d'oro ornata di pietre preziose. 12 su 60, ragazzi, siamo a metà storia inoltrata. Se arrivo a 20 tesori sarà tanto. Già vi ho spiegato prima il motivo. Comunque, No, sto solo sprecando colpi. Bingo. Ah, beh, sti cazzi, dai. Starai scherzando. Ehi, Sully. Sono qui. Ricordi Roman e Navarro e la falsa pista sulla quale li hai mandati? Sì. Beh, sono seduti proprio sopra al nascondiglio del tesoro. Oh, di tutte le sfortune. Ascolta, serve un diversivo per farli allontanare da lì. Detto fatto, amico. Ecco il diversivo in arrivo. Ehi, Sully. Sì? Dopo che se ne sono andati, ci vediamo al mausoleo. Ma passa attraverso le catacombe, la via più sicura. Capito. Ora devo solo superare questi bastardi senza farmi notare. Ok, adesso? Perché ci sono i polli? Perché? Vabbè, noi... Andiamo di qua e poi vediamo a cosa andremo incontro. Sempre a ricerca del tesoro siamo, comunque. Sullivan è fuggito! Sparpagliatevi e trovatelo! Aia. AK-47! Ah no, fucile di precisione. Fico.
Le rane ci sono. Fucile di precisione, però, né che. Può tornare utile. Abbia tanto da precisionare adesso. State a vedere come me ne pentirò, eh. Però qualcuno c'è, quindi io faccio una cosa. Mi devo far coraggio. Deve fare male. È là! Sono arrivato prima io, scusa. E stai fermo. Fuori. Oddio, c'è il Razzoman. Eliminatelo. Tienilo sotto tiro. Attenzione. Ok, fuori. M4 e via. Sei morto. Ma chi te l'ha detto che sono morto? Ok, spero di aver fatto fuori Razzoman, altrimenti sti cazzi. Altrimenti intanto cominciamo così. Ok, non voglio cambiare arma pesante, non ho proprio la minima intenzione di farlo. Che muori? Oh, che bello. Soddisfacente, quasi quasi. Oh, chi si è permesso? Ah, ora con le 14 munizioni del tuo amico faccio bingo. Che poi fare? Hanno lo stesso rumore del laser. Mi mettono in inquietudine in una maniera veramente assoluta. Ok, suppongo che non ci sia tanto altro da vedere. Ma da entrare, vero? Sicuramente quel ragazzo mulatto tutto tatuato sarà il boss finale da sconfiggere, so, ne sono sicuro. Mentre vado. Questo è sicuramente il posto giusto, comunque. Aspetta, questi simboli devono significare qualcosa. Ok, l'ho messa giusta. Perfetto. All'ingiù. Roman, qua c'è il serpente. A pezzi questo posto. Deve avere la testa verso sinistra. Quindi così. Vabbè, questo è un puzzle abbastanza semplice. Qua c'è la corona. Che deve rimanere così. Ok. Qua c'è il calice. Mi sa che deve rimanere così. Siamo nel posto giusto? Mi sa di sì che deve rimanere così. Sì. Poi qua c'è il libro. Che mi sa che è nel verso giusto. Le frecce come devono essere? Con la punta, con le punte all'insù. È a posto. Easy ragazzi, easy. Pare che ci siamo. Oh. Già. Attenti. Oh.
Cosa ne pensi? Non saprei. Forse è un vicolo cieco. Aspetta. Sembra che ci sia un passaggio da questa parte. Oh oh. Oh merda. Che diavolo è questo? Sally, esci fuori di lì. È una trappola. Cosa? No, Sally. Sullivan, tutto bene? Sally. Sì, bene. Sono intero. Oh. Mi hai davvero steso, però. Sì, beh, ti conviene tornare alla biblioteca. Dovremo trovare un altro modo per uscire di qui. Beh, si può andare solo avanti. Sì. Andiamo avanti. Nel prossimo capitolo.